Qui con noi Nelly Furtado. Good. Hi. Hello. I'm great. Really good. It's a huge pleasure to have you here. Thank you. Yeah, it's good to be here. We danced all summer with your two hits. Yeah? Yeah, Promiscuous and Let me see and your many. Moves. He's good. Is that good? Yeah. Good enough? Thank you. Yeah, it's a really fun song. Yeah. How is it going with the album? Oh, it's going so good. I'm so happy. I'm celebrating all the time because it's just, I never imagined that the CD would do so well around the world. I'm happy. Ho chiesto come sta andando questo disco, se lei comunque ne è orgogliosa. Ha detto ovviamente sì, non avrei mai immaginato che potesse andare così bene. Abbiamo prima parlato velocemente delle sue due hit di quest'estate, ovvero Promiscuous e Man Eater. Ha detto che le abbiamo ballate tutta l'estate. Lei è molto contenta del risultato, mai avrebbe immaginato di ottenere un disco così buono. How has that been working with Timbaland? Timbaland is amazing. He's a genius. When he's in the studio, he's like an animal, you know? He's mm-hmm. just so primal. That's why I wrote the song Man Eater. Yeah. I think it's inspired by him. Mm-hmm. He's just ferocious. How did you two get in touch? Through Missy Elliott, actually. Uh-huh. Yeah. 6 years ago, he asked me to sing on the remix for Get Your Freak On. Yeah. That's how we met. Cool. Kind of yeah, cool, that song one of my too. Favorite yeah, things. Yeah. Gli ho chiesto com'è stato lavorare con Tim, ma lei ha detto che è stato ovviamente una figata. È un ragazzo ovviamente molto talentuoso, con un sacco di energia. Probabilmente Man Eater è stata anche un pochettino ispirata da lui, perché lui è molto, molto feroce nella sua creatività. Gli ho chiesto come si sono incontrati e lei ha detto: ma ci ha presentato Missy Elliott, che è come capita a noi dal lattaio con l'amica Marina. Ci ha presentato lei. Lei ha detto: no, guarda, io ero lì con Missy Elliott, ci eravamo conosciuti per una canzone. E poi lei mi ha introdotto. Do what in the camerino? What? Do what in the camerino? What about the camerino? The camerino? The dressing room? Ah, the dressing room? Yeah. Is there something wrong with that? No, I thought you said something. No, non stavo parlando del camerino, del dressing room. No. I was telling that for you being friend with Missy Elliott, it's like for us being friend with that girl. Uh-huh. So it was just that. Okay. Andiamo fuori. Lei si copre. Would you join me outside? Oh, sure. Ti hanno portato anche la giacca. Vedi che il camerino un po' c'entra, il camerino. Ok, lei si mette la giacchetta e urla. Andiamo, via, passiamo di qui. Aspetta. No, o uno o l'altro. Ecco, passiamo di qua. Perfetto. Oh. There are some cold. People waiting for you, yeah. You want us to pick someone up? Yeah. If you see a banner that you one. Like. That one. All the four right here. All the and banners. That one too, yeah. Ok, back. Perfetto. Allora, tutti i cartelli and che ci sono one, lì, portateli. Portateli su che Nelly vuole incontrare i suoi fan. Hi. Baci. Hi. When we said that you would have come here, we got a lot of emails from your friends, from yeah. your fans. Yeah, true. So we got some questions from the fans. Okay, great. Okay, I'm gonna start with Marchetto. Marchetto, yeah, ciao. I think it's kind of nickname, Marchetto. A few years ago, I read somewhere that you wanted your boyfriend to treat you the same way that Liam Gallagher used to treat his girlfriend. Is that true? Oh. I don't know him personally, but... So cool! Wow! Ovvero, ha detto che anni fa ha letto che lei aveva fatto questa richiesta di trovare un fidanzato che la trattasse come Liam Gallagher tratta le sue fidanzate. Their songs. As a teenager, I listened to a lot of Oasis, and they had romantic songs. Slide Away, Live Forever. I know the song. You know. It was just for them. Yeah, yeah. I wrote them letters, though. I wrote Oasis fan letters. Okay. They never returned any of my letters, though. Never. Yeah. Nasty boy. Lei diceva che sì, voleva un fidanzato come Liam Gallagher per le canzoni che lui scrive alle sue fidanzate. Quindi più che altro per quello, canzoni d'amore. Poi lei ha scritto anche un sacco di canzoni agli Oasis, ma loro non hanno mai risposto. Because I don't know him personally, but I think he hit his girlfriend. What? I don't know. It seems to me that he hits his girlfriend. I don't think. Well, seems I probably rude. Didn't seems... say that. Then. No. I mean, that's not really true what he's saying there, but I do like their music. Okay. Quindi non è esattamente quello. I don't remember saying that. Non lo conosco personalmente, ma siccome lui è uno che le mena le donne, così lei ha detto no. Allora diciamo yeah. che non è vero, però ammira molto la sua musica. Next one. It's like being the Pope. Yeah, I know.
The next one is from Fabrizio. Hi Nelly, I would like to know the reasons why and when you decided to give your career a big turn with this new sexy image that you have right now. I think it was when I was recording the album in Miami, because Miami is a really sexy city. It's full of love, energy, and life, and I felt very free. I felt like I was on vacation. Mm-hmm. I was just there with my daughter, having fun during the day under the sunshine, and then at nighttime I was recording with the best producer in the world, so yeah, it was course. A happy life, you know? Ok, perfetto. Yeah. Questa svolta è stata decisa, anche forse un pochettino inconsciamente, quando lei si è trovata a registrare il disco a Miami, perché è una città elettrizzante. Lei aveva la possibilità di uscire la sera, al pomeriggio lavorava in studio con uno dei produttori più fighi di tutto il mondo, quindi probabilmente è stata lì. The last one is from Alessandra. Has anyone ever cheated on you? Oh yes. Yeah. And if yes, how did you react? More in high school, I think, you mm-hmm. know, because I was, you know, late bloomer, so. You didn't know. Yeah, I didn't really know. I think one time I found out and I cried. Mm-hmm. Yeah. And so. Ha pianto, ha pianto. Or I just get revenge. Ah, beh, certo. I humiliate them in public afterwards. Sì. Si è presa la sua rivincita. È stata tradita ai tempi del liceo. Probabilmente anche pianto, dice. Adesso non ricordo bene, ma secondo me qualche lacrima l'ho spesa. Però poi mi sono preso la mia rivincita. Cosa facciamo? Andiamo a vedere il suo video? Ok, we're gonna see your new video, which is a premiere for us. You would like to introduce it? Yeah, it's one of my favorites. The radio version has a feature by Zero Absoluto. And the video was shot in Puerto Rico, and it's beautiful. Check it out. All good things come to an end. You revealed the secret. Oh. Zero Absoluto.